Grazie Presidente. Beh, diciamo che noi su questa questione ci siamo approcciati in due modi. Uno sul metodo, che abbiamo messo in discussione fin dall'inizio, perché sembrava, e ancora oggi potrebbe sembrare, che dietro ci fosse soprattutto, come hanno ricordato anche altri colleghi, una finalità politica, no? Quello di smontare i referendum lombardi e veneto, e che oggi rischia anche di diventare un argomento importante, ma che finisce dentro la campagna elettorale, quindi più di una preintesa rischiamo di fare una campagna preelettorale, e questo è un rischio che secondo me si è corso fin dall'inizio con il metodo in cui ci si è posti a ragionare su questo argomento. Mentre sul merito, abbiamo sempre detto e siamo stati sempre disposti a discuterne e a collaborare, tanto che anche in Commissione noi abbiamo portato delle proposte che, sebbene non approvate, oggi in qualche modo ritroviamo anche all'interno del documento. Sul metodo abbiamo avuto anche da ridire su come l'Assemblea sia stata coinvolta, anche perché anche oggi nella relazione che ci ritroviamo a discutere, secondo me si fa una forzatura interpretativa rispetto a quanto l'Assemblea abbia partecipato alla costruzione di questo documento, perché si fa riferimento alla famosa seconda risoluzione in cui si dice che questa Assemblea ha chiesto alla Giunta di inserire ulteriori competenze, che poi alla fine si sono rivelate ulteriori 4, senza che mai l'Assemblea né le Commissioni si siano espresse su quelle 4 ulteriori competenze, tanto che questa Giunta non ha un mandato su quelle 4 ulteriori competenze. Sono state inserite, poi ci sono state, giusta per fortuna, e ringrazio, illustrate a dicembre, ma su quelle ulteriori 4 competenze, che comunque oggi nel documento non ci sono, la Giunta non ha mai avuto un mandato per andare a trattare. Sul coinvolgimento dell'Assemblea, anche qui abbiamo avuto da ridire, perché, e anche qui nel documento se n'è dato, l'attore principale del confronto sono state le parti sociali, secondo il Presidente Bonaccini, tanto che lui ha cominciato ad agosto ad incontrarle, tanto che noi, per capire che cosa si erano dette, abbiamo dovuto fare un accesso agli atti, e i documenti più o meno li abbiamo avuti a novembre, riguarda il coinvolgimento dell'Assemblea. Bene, comunque, che oggi, come è stato fatto a dicembre in Commissione, ci rendete dotti su come sta andando avanti questo discorso. Però anche qui bisogna riconoscere che gli annunci roboanti fatti da inizio agosto e poi a rientro dalle ferie estive, in cui si lasciava intendere addirittura che ci potesse essere, nonostante il governo decadesse a scadenza naturale a primavera, se arrivava a primavera, se eravamo fortunati forse arrivavamo anche ad una legge. Alcune affermazioni fatte, poi siamo arrivati, speriamo all'intesa fino a fine gennaio, poi siamo arrivati, speriamo nella preintesa a fine febbraio. A noi va bene che un bagno di realtà sia stato fatto, e quindi siamo arrivati finalmente a confrontarci su quelli che sono i tempi per arrivare alla fine a un qualcosa che secondo me si fermerà ad un interessante lavoro istruttorio. Cioè, il risultato di tutta questa discussione secondo me è un interessante lavoro istruttorio che, dal punto di vista politico, purtroppo non porterà a più di tanto. Il lavoro istruttorio però ha sicuramente, grazie anche al referendum di Lombardia e Veneto, portato a spostare l'asse della discussione da una visione che era quella del referendum di dicembre, in cui le competenze alle regioni calavano, a dire invece su alcune competenze le regioni possono tornare a discutere. E veniamo al merito. Sul merito, diceva Boschini, c'è un po' di ma sembra un'assemblea un po' strana perché nessuno vuole intervenire. Beh, sul merito purtroppo è un po' difficile intervenire su un documento che ci è stato consegnato ieri alle 16:50. Quindi do merito al consigliere Foti che lui ha fatto un corso di lettura veloce e quindi è riuscito a fare una disamina su alcuni punti, che fra l'altro sono alcuni punti sui quali ad una lettura veloce anche noi qualche dubbio ce l'abbiamo.
Il primo dubbio che sollevo non è nel documento di dettaglio, ma nel documento principale, ed è il punto 4, principi e criteri in ordine alle relazioni finanziarie fra governo e regione. Bene, qui purtroppo, e questo invece è uno dei punti fondamentali, rimaniamo ancora sulle grandi linee, grandi vedute, cioè non entriamo nel dettaglio di come saranno definiti quei costi standard e su che cosa arriverà o meglio rimarrà in regione rispetto a quello che arriva già oggi in regione o rimane già oggi in regione, perché la maggior parte delle cose richieste nell'allegato invece sono spesso potestà legislative in più. Quando si parla di istituire un fondo, ad esempio per le bonifiche, o di istituire un fondo per altre attività, non è ben chiaro se alla fine in Regione Emilia-Romagna rimangono più fondi e fondi certi. È quello che alla fine importerà in quell'accordo o in quel preaccordo che si riesce ad ottenere. Su questo, purtroppo, ma dati anche i tempi, si rimane ancora sul vago e temo che, visto che il governo, diciamo, è un governo che sta chiudendo l'uscio, questo può fare, abbia poca forza e poco potere di dire ti concedo questo o ti concedo quest'altro. Al massimo si potrà dire, e su questo concordo, definiamo alcuni costi standard, però di quello che sicuramente in più rimarrà in regione temo che sia difficile da definire. Andando sul merito del documento, alcune cose a noi spaventano quando si parla di ambiente, perché sembra che la Regione Emilia-Romagna stia chiedendo maggiore potestà su alcuni aspetti che secondo noi sono critici. Chiediamo che, se finalmente il governo farà un decreto sull'assimilazione, chiediamo che la Regione Emilia-Romagna possa derogare dall'assimilazione, perché questo va a rovinare i numeri del nostro piano rifiuti. Perché? Perché, come tutti ormai sappiamo, l'assimilazione permette alla Regione Emilia-Romagna di dire che la percentuale di raccolta differenziata è maggiore. Ma l'assimilazione, e questo ce lo segnala anche l'ANAC, dà troppo potere ad alcuni operatori di mercato, perché la parte dei rifiuti prodotti dalle aziende dovrebbe andare a mercato, invece con un'assimilazione forzata finisce nel ciclo dei rifiuti urbani. Questo secondo me è un aspetto preoccupante e io spero che in Commissione ne parliamo e non solo oggi in Assemblea, dove possiamo, diciamo, fare un volo un po' generale. Si parla di sottoprodotti, ma a me sembra che i sottoprodotti li stiamo già normando, quindi non capisco che cosa chiediamo in più, e anche qui spero che in Commissione ne discutiamo, cosa chiediamo in più rispetto a quello che stiamo già facendo. Si dice che vogliamo avere più potestà sui servizi pubblici ambientali, e anche qui a me risuonano subito nelle orecchie le riserve che ANAC ha indicato sulla Regione Emilia-Romagna. Noi chiediamo al governo di dire: tenetela ferma, che non ci dà fastidio. No, su questo probabilmente è meglio che non chiediamo troppa autonomia, o vorrei almeno capire di che cosa stiamo parlando. Sul bollo non concordo con Foti, perché sul bollo era una delle proposte, di quelle tante troppe proposte che avevamo fatto nella nostra risoluzione in Commissione, che invece io vedo con piacere che è stata accolta ed è stata inserita. E su questo, ma ne parleremo in Commissione, io rispondo, difendo l'assessore, rispondo a Foti, dico probabilmente applicando questa norma sulle regioni della pianura padana, visto che c'è anche la Lombardia che chiede queste cose, spero che le chieda anche lei, però era uno dei temi che portavano anche loro, se c'è un coordinamento quel giochino che lui dice è meno possibile. Sull'autostrada invece noi avevamo appunto chiesto maggiori competenze proprio per eventualmente usare anche lì la leva di incentivo e disincentivo di certi tipi di trasporti. Infine, sulla sicurezza del lavoro si dice di utilizzare gli ispettorati, che però, poveretti, oggi sono già privi di tutto. Anche qui vorrei capire di cosa ci avvaliamo se lì non hanno fondi e se da qualche parte si capisce se lì lo Stato ci metterà più dei fondi o ce li dobbiamo mettere noi, come già stiamo facendo per l'Agenzia del Lavoro, che utilizziamo i fondi FSE, quindi che potremmo utilizzare in altro modo, quindi anche qui mi piacerebbe chiarire. Idem, noto che sulla sanità qualcosa di alcune proposte sono state inserite, ma anche qui bisogna che in Commissione approfondiamo, e anche qui noto che sui vaccini da
il documento iniziale in cui parlavate di aumento del numero di vaccini riferiti alla necessità, siete arrivati a revisione del numero di vaccini. Quindi questo, anche qui spero che in commissione se ne parli, vuol dire che la Regione chiede anche eventualmente, se ritiene, di ridurre il numero di vaccini in base a quello che sta succedendo dal punto di vista epidemiologico e dal punto di vista della percentuale di vaccinati. Anche questo in commissione sarebbe importante chiarircelo. Quindi ribadisco, sul metodo ancora criticità, sul fatto che arriviamo a un qualcosa di concreto, io ci spero, ma purtroppo i dubbi che avevamo sollevato a inizio di questo percorso, secondo me in parte si confermano, nel senso che arriveremo a un risultato che è ben diverso da quello che si auspicava, comunque un risultato che io vedo in maniera positiva perché ha aperto una discussione. Tre, bisogna però che entriamo veramente nel merito, e io quindi spero che prima della prossima assemblea, in cui eventualmente ci sarà una qualcosa da votare, si sia discusso. Altro dubbio che mi piacerebbe che ci fosse chiarito è: la preintesa deve passare dagli enti locali, perché l'intesa passa dagli enti locali, ma la preintesa, che non è prevista da nessuna parte all'interno dei percorsi che sono previsti a livello costituzionale, passa. No, io ho un dubbio che. Sì. Allora, io quando parlavamo di intesa chiedevo, e l'ho già chiesto nell'assemblea scorsa, che si passasse dai 300 e rotti comuni. E non solo il CAL. Questa ne avevamo già parlato in un'assemblea precedente. La nostra proposta era: se gli enti locali devono ratificare l'intesa, secondo noi il CAL è troppo poco. Poi che siano tutti 350 o qualcos'altro, ne parliamo, però secondo noi che passi solo dal CAL. Il dubbio si pone ulteriormente sulla preintesa, perché almeno il CAL lo volete sentire, non lo so, volevo capire, qui non è una polemica, voglio capire che cos'è la preintesa rispetto all'intesa. Va bene, ma io pongo il tema. Grazie, ho finito, Presidente.